Cosa significa praticare in maniera affermativa con persone che appartengono, si identificano con la popolazione LGBT? La risposta a questa domanda è davvero molto complessa, ma è anche molto importante se teniamo conto che negli ultimi anni ci troviamo sempre più spesso ad interagire con persone che appartengono a questa comunità. Questo significa che dobbiamo imparare ad interagire con questi pazienti, studenti, clienti in maniera affermativa al fine di evitare di far danno, di danneggiare queste persone, così come evidenziato in molti codici deontologici di diverse professioni, non solo d'aiuto. La prima difficoltà è cogliere il significato dell'aggettivo affermativo. Questo è un aggettivo che funziona molto bene in inglese, il significato è molto chiaro, sicuramente meno in italiano. Quindi, siccome utilizzerò questa parola, questo aggettivo molto spesso nel corso di questa presentazione, ma anche nei moduli futuri di questo corso, è bene chiarire fin da subito cosa significa praticare in maniera affermativa con la popolazione LGBT, cosa significa, che significato ha l'aggettivo affermativo. Quando uso e utilizzerò questo termine, lo uso con questo significato. Praticare in maniera affermativa significa praticare in maniera positiva, assertiva, costruttiva, rispettosa, empatica, competente, validante, etica, non stigmatizzante, non giudicante e non patologizzante. Tutti questi significati sono racchiusi dentro l'aggettivo affermativo. Infatti, l'assunto di base di questo modo di praticare è che l'omosessualità e le diverse differenze, di genere non sono una patologia, ma semplicemente una variazione del comportamento sessuale umano o una delle tante differenze, tra esseri umani che gli esseri umani presentano, ma che non sono, di per sé stesse una patologia, semplicemente una diversità. Questo è un ambito nuovo. Un ambito di ricerca molto recente, direi che sono apparse nel campo accademico moltissime pubblicazioni negli ultimi 50 anni. È qui che cominciamo a vedere moltissimi libri che escono sull'argomento, ma anche articoli scientifici e moltissimi progetti di ricerca. Questo significa anche che le informazioni che vado a presentare sono le informazioni che abbiamo oggi, ma tenendo conto del moltissimo lavoro che si sta facendo su su quest'area in moltissime parti del mondo, tutte le informazioni che sto presentando, i termini che uso, sono in continua e costante, evoluzione. Questo è in parte legato a quello che ho appena detto. Moltissime persone stanno lavorando in questo campo e moltissimo il materiale che viene prodotto. Va anche detto che quando si tratta della popolazione LGBT, non parliamo più soltanto di scienza. La scienza, la ricerca non riesce a catturare tutto quello che avviene intorno a questa, popolazione. Parliamo di omosessualità, di differenza di genere, infatti abbiamo opinioni, pareri, spunti che arrivano da moltissime direzioni, non solo la direzione accademica. Quindi bisogna tenere conto di molte altre variabili, la cultura, la società, la politica, dove si vive. E anche e soprattutto la religione a cui si appartiene. Quindi questo è un argomento, come dicevo prima, dove è davvero difficile essere solo e soltanto scientifici, come in altri ambiti della medicina, come in altri ambiti in generale. Parto ora con un'introduzione. Che va a toccare un po' tutti i temi, tutti gli argomenti che poi tratterò più in dettaglio nei moduli successivi, uno alla volta. Prima di partire, voglio dire che questo è un corso che si rivolge a moltissime persone, principalmente a professionisti della salute mentale, medici di diverse specializzazioni, medici di famiglia, endocrinologi, chirurghi, neuropsichiatri infantili, pediatri e così via, ma anche ad infermieri, assistenti sociali, insegnanti, educatori, psicologi e psichiatri.
L'obiettivo principale di questo corso è acquisire competenze specifiche, sia teoriche sia cliniche, al fine di praticare in maniera competente, affermativa e validante con questa popolazione. Va detto che serve formazione, serve avere queste conoscenze di base sul come praticare, in maniera efficiente ed effettiva con questa popolazione, il buon senso, il voler fare del bene, non avere, avere una mente aperta, non avere alcun problema verso questa popolazione aiuta tantissimo. Questi sono sicuramente i tasselli di base che aiutano la pratica con questa popolazione, ma questo non basta, è semplicemente il punto di partenza. Come ogni altro ambito della psicologia e della psichiatria, servono competenze specifiche, che vuol dire che serve l'acquisizione di queste competenze specifiche, che vuol dire che serve formazione. Come spiegherò meglio in seguito, in realtà, a differenza dell'America, questi non sono argomenti che di solito finiscono nei corsi universitari e post-universitari, e anche qualora lo facessero, di solito vengono trattati in maniera molto limitante, limitativa, stereotipata, e di solito ci sono parecchi bias, e non sempre le informazioni che vengono condivise si basano sulla ricerca scientifica. Eccoci qua. Come dicevo, la letteratura scientifica che cerca di... La letteratura scientifica che cerca di sviluppare modalità di praticare in maniera efficace ed efficiente con persone che si identificano come lesbiche, gay, bisessuali, transgender, questioning, intersex e queer, tutti i termini che verranno definiti in dettaglio nel secondo modulo di questo corso, rivela che molti professionisti della salute mentale, non solo, stanno cercando di spostarsi sempre più verso modi di praticare che si possono definire come affermativi o validanti o assertivi nel loro lavoro con queste minoranze sessuali. Per esempio, in anni recenti, la terminologia psicoterapia affermativa con pazienti LGBT è stata utilizzata molto spesso sia nel campo della salute mentale sia in campo accademico più in generale, pur essendovi un ampio dibattito intorno alla stessa ed una mancanza di una di definizione universale e condivisa di questo concetto. Per esempio, vi sono molte discussioni su cosa si intende esattamente con psicoterapia affermativa con pazienti LGBT, o se vi sia un quadro teorico specifico che supporti tale forma di intervento, o su come le teorie sottostanti a questa forma di psicoterapia possano poi tradursi concretamente nella pratica clinica con questa popolazione. Poiché non esiste un vero quadro teorico, definizioni operative o misure d'esito, i professionisti della salute rimangono incerti sul come incorporare questa forma di psicoterapia nella loro pratica clinica. Sebbene risulti evidente da tali premesse che non esista ancora alcuna ricerca conclusiva sulle componenti essenziali di una terapia che si possa definire culturalmente competente con persone LGBT, molti professionisti hanno comunque identificato l'importanza, l'efficacia e l'utilità dell'utilizzo di questa forma di psicoterapia con i loro pazienti. A sostegno di ciò, nel 2000 l'American Psychological Association ha adottato 16 linee guida da adottare nel lavoro psicoterapico con pazienti LGBT al fine di praticare in modo positivo, affermativo e competente con tale popolazione. Questo documento è stato poi rivisto ed aggiornato nel 2012, poiché, come dicevo prima, nella mia premessa, ci sono tantissime ricerche su questo argomento, molta è la letteratura che sta nascendo intorno a questo argomento, e quindi queste sono linee guida che vanno costantemente riviste ed aggiornate. A seguire, molte altre organizzazioni professionali hanno sviluppato linee guida per una pratica etica con le minoranze sessuali. Le linee guida APA verranno discusse in dettaglio in moduli successivi, e quindi ci ritorneremo. In breve, questo modello
descrive una gamma specifica di conoscenze psicologiche, una gamma specifica di conoscenze psicologiche che il professionista della salute mentale deve possedere al fine di lavorare in maniera validante e competente con questa popolazione. L'assunto di base è che l'omosessualità non è una patologia. Ribadisco che l'assunto di base di questo modo di praticare affermativo è che l'omosessualità non è una patologia, così come le differenze di genere, ovviamente. Questo approccio invece considera l'omofobia, gli atteggiamenti anti-omosessuali e l'oppressione sociale, non l'omosessualità, come le principali variabili patologiche alla base dello sviluppo di alcune condizioni sintomatiche in alcune persone LGBT. Nonostante questi cambiamenti di prospettiva, il sentimento anti-gay presente in molti professionisti della salute non è scomparso ed il trattamento per le persone LGBT in diverse parti del mondo rimane ancora focalizzato su terapie di tipo riparativo o di conversione. Questo vale anche per l'America, dipende dallo stato in cui ci si trova. Questa è una pratica pseudoscientifica intesa a cambiare l'orientamento sessuale di una persona dall'omosessualità originaria all'eterosessualità. Il fatto che queste forme di terapia vengono ancora considerate come un'opzione terapeutica, è legato a molteplici fattori, quali il fatto che fino agli anni 70, quindi non molto an molti anni fa, la psicoterapia con la popolazione LGBT era concentrata sul trattamento di un disturbo mentale, per l'appunto l'omosessualità. Non è stato fino al 1973 che l'omosessualità è stata rimossa dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, come disturbo psicologico. Questo è successo nel DSM, terza versione, nel 1980, e tornerò nella storia a parlare, maggiormente della storia, della diagnosi di omosessualità nei vari DSM, in moduli successivi. Pur essendo vero che tale rimozione ha sicuramente facilitato un cambiamento nel modo di pensare l'omosessualità ed uno spostamento da una visione patologizzante ad una visione più normalizzante di tale identità sessuale, non è ancora possibile dire, a distanza di circa 50 anni, che le terapie di tipo riparativo e di conversione siano completamente scomparse dalla lista di opzioni terapeutiche con pazienti LGBT. Ciò stupisce se si considera il fatto che queste forme di psicoterapia non si allineano con le dichiarazioni di organizzazioni professionali come l'American Psychiatric Association, l'American Psychological Association e la National Association of Social Workers e molte altre che hanno chiaramente espresso che queste terapie di conversione sono antiterapeutiche e dannose. Vero è che le terapie di tipo riparativo o di conversione erano molto più frequenti negli anni 80 e 90 e che oggi la comunità scientifica è impegnata a sviluppare terapie basate sul modello di accettazione, validazione ed affermazione, così come spiegato in questo corso. Ritornerò sul concetto di terapie di tipo riparativo e di conversione in un modulo che dedicherò soltanto a questo tema successivamente. Perché è importante? L'individuazione di forme di psicoterapia efficaci verso questa popolazione rappresenta un punto per nulla marginale. Infatti, le persone LGB costituiscono il sottogruppo più ampio tra le diverse minoranze sessuali ed accedono a servizi di consulenza psicologica a tassi da 2 a 4 volte più frequenti rispetto agli individui eterosessuali. Quindi non ci possiamo aspettare che non vedremo queste persone nella nostra pratica, qualsiasi essa sia. Ciò non sorprende se si tiene conto del fatto che gli individui LGBT presentano tassi più elevati di disagio psicologico rispetto alla popolazione generale, aggravati da esperienze di minority stress. Definirò questo termine in seguito, ma nel frattempo voglio dire che la causa, come ho già detto, di questo maggiore disagio psicologico nella popolazione LGBT non è rappresentato dal loro orientamento sessuale o identità di genere, è legato al minority stress a cui sono sottoposte, vale a dire a come vengono trattate, nella società in cui si trovano a vivere.
Pertanto, questa comunità necessita di una particolare competenza da parte dei professionisti della salute mentale, ma in contraddizione con questi dati, la maggior parte dei programmi di formazione a livello universitario e post-universitario, come dicevo nella mia premessa, manca ancora di un'inclusione sufficiente delle questioni LGBT nei loro curricula e dei professionisti della salute mentale stessa nel complesso riferiscono livelli relativamente bassi di competenze specifiche nel lavorare con queste persone, con la popolazione LGBT. Queste non sono ovviamente opinioni, tutto quello che dico cerca di basarsi il più possibile su ricerche. Queste ricerche sono state svolte un po' in tutto il mondo e sono arrivate più o meno alle stesse conclusioni. Eccoci qua. Praticare in modo affermativo con pazienti LGBT, mi rendo conto, e molti di noi che fanno questo principalmente nel loro lavoro, che possa essere un processo potenzialmente intimidatorio, specialmente per i professionisti che non possiedono una vasta gamma di esperienze e formazione intorno a questo tema. Queste sono competenze che vanno acquisite, con un processo di formazione, ma anche un lavoro personale per sapere dove ci troviamo in termini di stereotipi e bias intorno a queste tematiche, quindi è anche una questione di esposizione e di percorso professionale. Detto questo, di solito le persone che lavorano con questa popolazione riportano che una volta che questo lavoro personale viene svolto e queste competenze specifiche vengono sviluppate, si sentono anche molto più competenti e a loro agio nel lavoro con queste persone. Inoltre, come accennato in precedenza, non essendovi un chiaro consenso su ciò che costituisce effettivamente una terapia affermativa con pazienti LGBT, molti professionisti non sanno ancora come incorporare, queste linee guida nella loro pratica clinica di tutti i giorni. Nonostante ciò, gli individui LGBT si presentano in psicoterapia a tassi elevati per una serie di problematiche, e qui voglio dire subito, non solo per questioni legate al loro genere o orientamento sessuale, ma come ogni altra persona, molte altre persone si presentano presso i servizi sanitari per una serie di motivazioni infinita, compreso il fatto di appartenere a una minoranza sessuale, ma è bene che il professionista colga fin da subito quale sia la domanda iniziale senza dare cose per scontato. I temi che verranno trattati in questo corso sono vari, ma li posso riassumere così. Parlerò di terminologia, quali sono i termini da conoscere in questo campo, in questo mondo, e per praticare e per rispettare e comprendere e capire profondamente la persona che ci sta davanti. Parlerò della storia della diagnosi di omosessualità nei vari DSM. Parlerò di coming out, minority stress, disforia di genere e soprattutto i dibattiti intorno a questa, che ruotano intorno a questa diagnosi. Parlerò di modello di trattamenti affermativi già validati e molta la ricerca scientifica che esiste intorno a questi trattamenti. Parlerò soprattutto del modello ESTIM e del modello basato sui tre pilastri della psicologia positiva. Dico subito, esistono tantissimi modelli, riporto questi due e come esempio e perché hanno più ricerca che li valida e sostiene a livello empirico. Parlerò dei documenti e delle linee guida APA, che aiutano moltissimo nel praticare in maniera affermativa con questa popolazione. Parlerò di modelli di transizione che oggigiorno vengono chiamati modelli di affermazione di genere, quindi di persone transgender e di genere non conforme. Parlerò di approcci psicoanalitici affermativi dell'identità di genere, perché anche se la psicanalisi ha una lunghissima storia, solitamente più negativa che positiva con questa popolazione, è anche vero che oggi siamo nel 2022 e moltissimi sono gli psicanalisti, compreso me, che praticano con questa popolazione e lo fa in maniera positiva, sem affermativa, semplicemente riadattando moltissima della teoria e letteratura psicanalitica
per lavorare in maniera validante e competente con questa popolazione. Parlerò infine della prevalenza dei disturbi psichiatrici nella popolazione LGBT, questo nel tentativo di essere sempre obiettivi ed oggettivi e di cercare di stare nel mezzo. Vero è che l'omosessualità, le differenze di genere non sono una patologia di per se stessa, è anche vero che la prevalenza dei disturbi psichiatrici in questa popolazione è maggiore rispetto ad altre popolazioni, la popolazione eterosessuale, e di nuovo non perché l'omosessualità o le differenze di genere rappresentino una patologia di per se stessa, ma semplicemente per l'esposizione a fattori stressanti, legato all'appartenenza a una comunità, a una società che solitamente è eterocentrista, eteronormativa e che di solito non tratta troppo bene questa popolazione. Quindi molte sono le problematiche psicologiche che possono svilupparsi in un tale contesto. Ne parlerò in seguito.